Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. Era un uomo qualunque quello che aveva accanto? E se invece era speciale, l'unico uomo per lei, fatto apposta per lei, l'ultimo uomo rimasto, quello giusto, perché non era apparso prima? E come avrebbe potuto separarsene solo 36 ore dopo e poi riprendere il resto della vita? Cosa rimaneva della vita se avesse rinunciato a quella persona speciale, a quella persona qualsiasi chiamata Harry? Entrambe le prospettive la cancellavano, riducevano la vita di Clementina ad un nulla, come quei fiori fatti solo di una pallina di peluria bianca che basta un soffio a far volare via, restando con un niente in mano tranne lo stelo spogliato. Era uno qualsiasi, un uomo qualsiasi, Harry. Era il suo uomo, anche se sposato con un'altra donna, e Clementina solo la donna di un altro uomo? Ecco, sono tante domande e sono a pagina 54 del libro Un adulterio di Edoardo Albinati. È una pagina significativa perché in un certo senso racchiude proprio la storia del libro di Edoardo Albinati, che è qui ospite di Rete 8 Libri, ospite della rassegna Tu per Tu con l'autore. Anche se per la verità oggi siamo in trasferta ospiti di Cepagatti Arte, terza edizione dell'appuntamento culturale promosso dal comune di Cepagatti, direzione artistica di Alessio Romano. Alessio Romano quest'anno ha portato ospiti speciali in questa tre giorni e proprio l'inaugurazione è affidata al premio Strega 2016 Edoardo Albinati, strega con La scuola cattolica, librone di 1300 pagine, ma che oggi invece ha dato alle stampe un ben più sottile volume, e Albinati è proprio qui a fianco a me. E buonasera Edoardo Albinati, e come dicevo seduto accanto a me qui al Castello Marcantonio di Cepagatti per presentare il suo ultimo libro che si chiama Un adulterio. Un adulterio è la prima domanda che vorrei fare, proprio la scelta di una parola in un certo senso desueta, no? Quella dell'adulterio, è una scelta immagino voluta, perché? Ma si tratta di un amore illegittimo tra due persone che sono sposate, e ci sono vari modi per chiamare questa cosa, e alla fine il termine giuridico, adulterio mi sembra il più adatto, perché per esempio la parola tradimento ha molti altri significati e a me personalmente fa venire in mente piuttosto la patria o non so, valori militari, oppure l'amicizia, ecco, si tradisce un'amicizia. Quindi adulterio invece è proprio tecnicamente ciò che definisce un amore fuori dal matrimonio tra persone che sono sposate ma che hanno un amante, non so neanche come chiamarli questi due personaggi, perché la loro storia è molto, diciamo, ristretta in due giorni e mezzo, e quindi consumano questo amore adulterino, probabilmente senza sapere cosa avverrà dopo. Arrivederci. Anzi no. Niente arrivederci, ci telefoniamo. Cioè no, non ci telefoniamo. E stai bene. Che cosa si cerca, perché non ci si accontenta, fra virgolette, di quello che si ha, perché si va a cercare altro, che sia amore, che sia sesso, che sia un'emozione nuova e diversa, anche sapendo che quell'emozione comunque ha vita breve e poi finirà, perché? Ma io ho pensato di immaginare questi personaggi come appunto persone che hanno una vita, se non felice, una vita piena, compiuta, un matrimonio che non è fallimentare, altrimenti avrebbero avuto, come dire, una giustificazione. Io non volevo dare loro
questa giustificazione, sai, io non amo più, oppure non sono più amata, o sono maltrattata, o maltrattato, o ignorato, come succede, può succedere nei matrimoni. Perché così invece sono delle persone che appunto per la cosa che lei dice, che io anche chiedo a loro, ai due personaggi, Harry e Clementina, come poi chiederei a me stesso, ai miei amici o alle mie amiche, cioè perché poi quello che abbiamo, anche quando è una cosa bella, quando è una cosa felice o comunque non è una catastrofe, un disastro, noi poi continuiamo a guardare, a guardarci intorno, a volere, a desiderare, cioè il desiderio che a mio avviso è la base del matrimonio, poi il matrimonio moderno è un matrimonio d'amore, di desiderio, non è più... In un certo senso era più facile quando il matrimonio era una convenzione sociale, e allora non c'era l'amore fin dall'inizio, le famiglie decidevano chi... Si assegnava subito. Beh, non si pretendeva neanche la felicità amorosa dal matrimonio, e non è un caso che moltissime storie romanzesche, poetiche, hanno poi degli amanti clandestini come protagonisti, insomma, la più famosa delle quali forse è Lancillotto e Ginevra. Se c'è in voi un briciolo d'onore, promettetemi di non farlo mai più. L'adulterio era un modo per raccontare l'amore nelle sue varie declinazioni. Non voglio pronunciarmi perché non credo che poi ci sia una distinzione molto netta tra l'amore, la passione, il sesso, l'affetto, il desiderio, la curiosità, o tutto questo forma un unico sentimento che i due personaggi cercano anche al di là del loro rapporto coniugale. Perché lo fanno? Boh. Intanto sono quasi praticamente consapevoli, anche se in effetti non lo sanno neanche loro all'inizio, però sembra già una storia segnata dal momento in cui sarà decretata una fine, senza un motivo preciso, come una storia che si debba consumare, vuoi per una curiosità, vuoi perché, come dice Clementina ad un certo punto nel libro, sono ancora troppo giovane per avere un amante, e quindi questa potrebbe essere anche una ragione per cui questa storia sembra comunque che possa essere destinata a finire, anche se trattandosi d'amore c'è sempre in ciascuno di noi, anche nel lettore, la speranza che insomma l'amore trionfi alla fine. Ma sarà questo l'amore o è l'essenza dell'amore o è la curiosità del sentimento? Il problema di un rapporto appunto adulterino, clandestino, è che se trionfa quello allora perisce l'altro, cioè se questi due poi si amassero veramente fino in fondo e si mettessero insieme vorrebbe dire che il loro matrimonio sarebbe finito. Quindi comunque è una di quelle partite dove c'è sempre una perdita o da una parte o dall'altra, quindi se trionfa questo amore allora vuol dire che quell'altro viene bruciato, se finisce questo sopravvive quell'altro, quindi per questo dico che secondo me l'infedeltà e la fedeltà sono in realtà molto legati, molto vicini e molto legati tra di loro, non sono ovviamente degli opposti, però la persona può trovarsi a vivere, diciamo, queste situazioni contemporaneamente. E allora cosa fare? In realtà una delle domande che loro si chiedono durante questo weekend su quest'isola, un weekend di passione, di piacere, di eccitazione, ma non è che questa cosa ci sta prendendo troppo, ci sta prendendo fino in fondo, cosa succede se ci prenderà per intero? Clementina dice a un certo punto, si dice di lei, non è lei che lo dice, che era una donna giovane, anche qui ho voluto mettere dei personaggi piuttosto giovani, non delle vecchie coppie appunto stanche, dice che lei poi vuole sempre tenersi una parte di sé per sé, cioè non si darà mai per intero, allora probabilmente non lo ha fatto con suo marito, non lo fa neanche con Harry in questo momento, proprio perché la passione brucia e uno non è che voglia essere per forza bruciato fino a, come una candela. Ci vediamo dopo. Così non possiamo farne un dramma.
libro di 130 pagine, il precedente libro, La scuola cattolica, che ha vinto il premio Strega nel 2016, è un libro di 1300 pagine. Lei ha tolto uno zero, diciamo così, da questa quantità di pagine, non ha tolto però quella che è un po' la sua caratteristica, il lasciar anche in un certo senso fluire proprio il pensiero, la riflessione, anche le parole, no? Scorrere. Nella scuola cattolica me è venuto da pensare, leggendolo, alla scrittura automatica, come si chiamava, insomma, ad un magma enorme della sua memoria, dei suoi ricordi, a cui però lei è riuscita a dare ordine. Io le chiedo come ha fatto. C'è una struttura, immagino di sì naturalmente, ma è molto difficile maneggiare quella materia, che poi è una materia appunto così fluida, così magmatica come la memoria. Come io ci sia riuscito, francamente non lo so, anche dopo aver fatto la grande faticaccia finale, più che altro proprio per mettere insieme la versione finale del libro, perché un libro così grosso ha molte stesure, è passato molto tempo nello scriverlo, quindi ci ho messo 9 anni, quindi si sono accumulate tantissime pagine, idee, storie, riflessioni, e alla fine bisognava far quadrare il libro. Io spero di esserci riuscito. Come abbia fatto è un mistero anche per me, infatti ne sono uscito talmente distrutto dalla stesura, penso anche un po' i lettori ne escano distrutti, cioè, quindi hanno tutta la mia simpatia in questo caso, perché la fatica fatta dall'autore è anche la fatica del lettore, perché uno che si legge 1300 pagine, al limite l'autore è più giustificato nel fare uno sforzo eroico, ma il lettore, infatti quando Rizzoli volle pubblicare il libro ci chiediamo ma poi alla fine chi lo leggerà questo libro? Ma speriamo che ci sia, noi lo definimmo un lettore. Loro dicevano il lettore forte, no? Dicevano, no, qui non ci vuole un lettore forte, qui ci vuole un lettore estremo, perché il lettore forte legge molti libri, qui invece ne vuole uno che ne legge uno solo. Beh, però insomma poi è andata più che bene. È andata, come si dice a Roma, è andata di lusso. Però comunque, dopo quella faticaccia, io sono stato un anno così con la lingua di fuori, per cui... appunto la ragione da passare dal 1300 a 130, io ho detto adesso mi andava di nuovo di scrivere qualcosa, qualsiasi cosa, però dovevo scrivere una cosa che potessi maneggiare, potessi sapere che la cominciavo e un giorno non tanto lontano l'avrei finito, e così anche il lettore, cioè come a dire, dopo quel mastodonte, un'opera che però appunto sono contento che lei trovi delle somiglianze, dove se vogliamo il formato è più vincolante, perché se in 1300 pagine tu puoi permetterti anche forse degli errori, delle parti più pesanti, 130 pagine sono un formato letterariamente molto vincolante, cioè non devi sbagliare un colpo, non ci sono margini, la novella, io la chiamo così perché non penso sia un romanzo questo, non un romanzo breve, è proprio una novella, due personaggi, due protagonisti, quando ci sono in ballo due persone chiamarlo romanzo secondo me è proprio sbagliato, e quando la situazione è così ristretta, due giorni e mezzo, due personaggi e pochi comprimari, occorre che sia tutto, insomma, sia tutto riuscito per deve riuscire per forza. Sono così innamorata di te. Se negli occhi glassi, negli occhi perduti dentro. Dov'è? Sì, sì, sempre t'odierò. No, ti perderò. Nel tormento più dolce starò. Con gli baci ci vediamo dopo. Lasciarmi in una stanza d'albergo sola. Appena pronta mi raggiungi. Io sarò certamente qua sotto, in piazza. Va bene. Ma prima devi dirmi che quando esci senza di me è come se ti mancasse una gamba. Vai pure da solo a visitare la città. Zoppicherai.
Ma già fatto il calcolo medio fra 1330 per capire il prossimo romanzo di quante pagine potrà essere. Il prossimo... Io non lo so fare il calcolo, diciamo la via di mezzo. Adesso dovrebbe essere 600 pagine, non so. No, comunque il prossimo libro, adesso sto ricominciando dopo questo rischia di essere di nuovo un librone, mi dispiace dirlo. Quindi sulle 6-700 non avevamo sbagliato. Essere, potrebbe essere di nuovo un mattone, però evidentemente non riesco, io non so, in realtà posso dirlo anche se non dovrei, forse il mio editore non vorrebbe che io lo dicessi, io non sono un romanziere, questa è la verità, cioè il romanzo inteso come quel genere canonico, appunto, che si aggira anche come quantità tra le 300 pagine, non so, o una storia chiusa come questa, o una storia aperta, molto aperta, spampanata, oserei dire. Adesso mi sono imbarcato in un'altra storia spampanata. Che tendenzialmente lei non vorrebbe finire mai. Ma c'è anche questa cosa che finché stai dentro una cosa, questa cosa ti manda avanti, no? Infatti io in realtà quello di prima lo procrastinavo perché sapevo, no, che tipo Penelope oppure tipo Le Mille e Una Notte, che più andava avanti e più comunque la cosa durava, quindi io stesso duravo, no, finché c'era. Per questo poi quando ho finito il libro ho detto adesso che faccio? E allora, in attesa del libro che prossimo libro che Albinanti ha detto forse un mattone, ma io vorrei ricordare umilmente che con i mattoni ci si costruiscono le case, quindi ringrazio. La segno perché la utilizzerò. Grazie Edoardo Albinanti, grazie. Grazie a voi. Lasciata Cepagatti Arte, torniamo alla base, alla libreria Coop del centro d'Abruzzo. La rassegna è sempre a tu per tu con l'autore, che oggi ospita Cristina Caboni, sollecitata da Emily Congiu, presidente del Circolo Dimonios Abruzzo e Molise. Il libro che presentiamo oggi, La rilegatrice di storie perdute, lei è Cristina Caboni, è un'autrice che arriva dalla Sardegna, ma si fa per dire arriva dalla Sardegna perché mi raccontava poco fa che è già in giro ormai da ottobre per promuovere il libro, addirittura anche all'estero, e questa è un po' già la prima, come dire, la prima testimonianza, la prima verifica di quanto sia possibile poi che un libro abbia successo anche fuori, evidentemente un libro che vale la pena leggere, e questo è un libro che vale la pena leggere, è un libro che assomma tante cose, un po' di modernità, un po' di passato, un po' di sentimenti, un po' di mistero anche, per cui insomma viene fatalmente la voglia di andare avanti a leggerlo fino all'ultima pagina. Una storia particolare su una rilegatrice, anzi diciamo due rilegatrici di libri, quindi è un approccio al libro, non come non solo, perché poi anche quello sarà come contenitore di storie, ma anche proprio tecnico, fisico, come oggetto. Sì, il libro come oggetto, il libro che ha una sua storia, ha una sua fisicità e dunque visto con la sua importanza anche di contenitore, di storie, di aiuto, di spazio nel quale ritrovarsi e di grande libertà, perché leggere ti dà grande libertà. Ne è convinta anche la protagonista Sofia, anzi la coprotagonista, perché lei è una donna dei giorni nostri che ha una famiglia, un marito, un matrimonio che non sta funzionando troppo e che però in qualche modo l'ha spinta un po' a mettere da parte se stessa, a mettere da parte le sue passioni, a fare la moglie accudente come talvolta noi donne siamo specializzate nell'essere. Però la sua passione è quella proprio della rilegare i libri e scopre in un libro antico di avere questa passione in comune con una donna appunto dell'Ottocento, del passato, e quindi si intreccia questa doppia storia, questo doppio binario fra modernità e appunto passato, che però insomma presenta tanti punti in comune. Queste due donne che cosa avevano in comune e come si è riuscita a focalizzare due epoche tanto diverse?
Avevano in comune l'amore per la lettura, per i libri, soprattutto per la rilegatoria, perché sia Clarisse von Arnel, che è la protagonista del passato, sia Sofia Bauer, che invece troviamo nei giorni nostri, sono due rilegatrici di libri, perciò due stimatrici, due grandi appassionate di lettura, di letteratura, e convinte di quello che appunto è la loro arte, la loro preparazione. Sofia Bauer, grazie alle parole di Clarisse von Arnel, troverà il coraggio di affrontare la sua vita, di recuperare le sue passioni, di portarle avanti e di dare un senso alla sua esistenza. Torniamo proprio all'oggetto libro. Qualche tempo fa c'era stata grande paura per l'avvento degli ebook, c'erano state tante Cassandre che avevano un po' preconizzato la fine dei libri. Mi pare di capire che al momento soccombe un po' l'ebook rispetto al libro, e questo fa pensare che senza nulla togliere poi la possibilità e la comodità di portarsi dietro un ebook, magari in treno pieno di libri, che ne so io, ma insomma fa pensare che questo oggettino qui, proprio fisico, che si tocca, non sia destinato poi a scomparire. Io credo che non scomparirà mai, perché comunque il libro non è semplicemente qualcosa che ti racconta una storia, ma è anche un oggetto, e dunque ha un profumo, ha una sua struttura, può essere toccato, e noi dobbiamo anche ricordarci che siamo la nostra parte più umana, ci porta ad un contatto con i nostri sensi che il libro fisico ci permette, e dunque noi possiamo anche portarlo in borsetta, ogni tanto toccarlo, perché magari è il nostro libro preferito, perché magari ci può dare coraggio in un certo momento. No, io non credo che il libro avrà mai una fine, non dimentichiamoci il profumo delle pagine della carta. Come hai fatto a documentarti dal punto di vista proprio tecnico dei nomi anche delle parti che compongono il libro, i controguardi, risguardi, il filo, il modo di legarlo, insomma è una tua passione che condividi con Sofia? Sicuramente sì, ma è anche una costante nella struttura dei miei romanzi, tutti quanti, dal primo che parla di profumi, al secondo che parla di apicoltura, al terzo che parla di giardinaggio, a questo quarto che invece parla del mondo dei libri e della letteratura, io faccio sempre una premessa che comporta mesi e mesi di studio, perché non si può parlare di cose che non si conosce. Grazie allo studio approfondito che io faccio, offro ai miei personaggi gli strumenti con i quali poi loro mi raccontano le loro storie. Hai parlato di apicoltura, questa mi sembra che sia la materia che hai dovuto approfondire di meno, perché forse te ne occupi? Esatto, io sono un'apicoltrice e tuttavia per poter spiegare meglio quest'arte e questa passione ho dovuto studiare anche quello in maniera diversa, perché quando tu conosci tutto, perché sei appunto nel mestiere, devi trovare anche un filo conduttore che ti possa permettere di raccontare in maniera comprensibile anche a chi è digiuno dell'argomento. Che cosa ti aspetti? Insomma, sta andando molto bene, sei già al lavoro sul prossimo libro, ti sei dedicata completamente a Sofia e Clarisse? È molto difficile lasciarli, perché devo confessarvi che sono molto molto legata a Clarisse, soprattutto a Clarisse, però avviene che ad un certo punto li vedi comunque andare via, e una delle voci che hai in testa incomincia a essere più presente, incomincia a raccontarti la sua di storia, e tu ti ritrovi a seguirla, ad andare dietro questi personaggi che così ti affascinano. Io devo dirvi che questa volta è un po' più difficile lasciarli. Questo mi fa pensare che potrebbe esserci un seguito, ma è prematuro dirlo. Ah sì, è prematuro. Però non è escluso. Grazie a Cristina Caboni, la rilegatrice di Storie Perdute, qui alla Libreria Coop del Centro d'Abruzzo, per la nostra consueta rassegna a tu per tu con l'autore.
free.